La Regione Valle d'Aosta sta investendo sia direttamente che utilizzando fondi PowerFESR nell'ambito della mobilità elettrica sostenibile per cercare di sviluppare alcuni progetti specifici sul territorio. In particolare ha inserito all'interno di una legge regionale un articolo che prevede il finanziamento per la realizzazione di reti elettriche, reti di veicoli elettrici in ambito urbano per la movimentazione delle merci e poi sta sviluppando un progetto in collaborazione con la Fondazione Gran Paradis, all'interno del parco del Gran Paradiso, sempre di realizzazione di una rete di veicoli, vetture e bicicletta pedalata assistita elettriche. Questo perché il nostro intento è quello di verificare un discorso di monitoraggio del funzionamento di questi mezzi, sia a livello comunale, quindi della città di Aosta, sia montano, perché abbiamo un territorio che ha una conformazione particolare, non siamo pianeggianti, abbiamo quindi sicuramente la necessità di verificare se i mezzi si comportano adeguatamente, quali sono le problematiche, quali sono le caratteristiche di questi mezzi elettrici e come funzionano sul territorio. Quindi, parallelamente a una funzione pratica di rispondere a delle esigenze che sono state presentate dagli enti che poi hanno partecipato e hanno fatto richiesta di finanziamento, abbiamo anche l'esigenza come amministrazione regionale di verificare il funzionamento dei mezzi elettrici sul nostro territorio. Quindi questo è uno degli obiettivi principali.